Adesso so che il vento me lo farà cadere per terra, perché l'ho già fatto volare un paio di volte. Ma volevo parlare di quei capi che ci possono salvare in alcune situazioni, su alcuni abiti, in determinate stagioni, quando non amiamo un abbigliamento proprio formale, quando ci serve l'accessorio giusto e quando l'occasione la richiede. Io questo me lo feci per un matrimonio, ma matrimonio mattutino con pranzo, matrimonio in municipio, tutti insieme. Gli sposi si sono andati a fare due foto in giro, ma eravamo tutti lì nei pressi, ai Castelli. Abbiamo pranzato al ristorante Pagnanelli, con quella bella vista sul lago, quell'ambiente così delizioso. Avevamo la nostra saletta, un tempo da lupi. Per fortuna non diluviò la mattina, però poi di tutto abbiamo visto sul lago, eh. Le saette, il sole riflesso, le nuvole basse, le nuvole che si aprivano, insomma, erano i primi di ottobre. Il Lazio, Roma, l'ottobrata romana, può fare un caldo da schiantare come ad agosto, come può far già freddo, soprattutto ai Castelli, insomma, Castel Gandolfo è già altino, siamo 300 rotti metri, mi pare. E vate la pesca, cosa ti vuoi mettere, poi non si sa mai, mamma mia, quelle cose così. E poi farò vedere il vestitino che mi acquistai, ero quasi, non ero ancora proprio 20 kg, ma poco ci manca. In più, ma mi trovai un vestitino a Roma, adesso scappa e scivola. Ora ve lo faccio vedere in terra questo, perché ecco. Allora, mi appoggio. Dov'è il mio cane? Ma si può, che mi sembra di essere il nonno di Heidi qua. No, Peter, che era sempre a fischiare alle pecore. Oh, minuscola, e dov'hai? Sì, Peter. Mi mette anche Patti Bravo adesso, però. Lou Reed, aiuto. Vi stupisco con effetti speciali a volte. Eh? Qui c'è un ramo di olivo. Allora, questo capo ve lo faccio vedere dietro. Non volevo mettermi uno scialle. Allora, sotto quel vestito misi una camicia, una bella camicia. Chissà che fine, ve la devo aver prestata. Guarda. Adesso devo richiedere la mia camicia. Allora, da dietro faceva l'effetto scialle. Mi era presa la fissa di ste foglie. Ecco perché poi quel giapponese mi ha colpito, perché la usate tanto. Allora, mi era presa la fissa di ste foglie e mi piacevano le foglie. Allora, ho voluto creare una foggia che sembrasse uno scialle, ma che non fosse proprio uno scialle. C'ha voglia degli scialli. Allora ho fatto queste cose con queste aperture basse, vedete? Che cosa ho messo insieme? Ma dei filati meravigliosi, ovviamente, manco a dirlo. Vedete com'è dalle parti? Ecco, adesso non lo so se lo rimetterei, quasi quasi gliela tolgo sta foglia. Guarda un po', mo la cuccio, mica la dispo, non so, mica matta. Adesso mi trovo il sistema perché non mi piace più la foglia. Però stava carino sul vestitino. Ho trovato un vestitino di un brand inglese. È particolare, la stoffa è bellissima, è un cotone seta pesante con particolari sartoriali, è foderato, ha tutto un bordo con dei cerchiettini foderati e ricuciti intorno. Il colore è uno di questi colori che non sai definire se freddi o caldi, un grigio strano. Un bello scollo, è chiuso a portafoglio, è molto ma le scarpe che ci ho preso non ve le faccio vedere, mi vergogno. Però la mia amica è un po' così, volevo fare una cosa che rispecchiasse un po' alcune sue baldanze, che poi non è così, lei non si mette fiori, non si mette, però a volte non so perché. Vabbè, mi ha preso queste scarpe uguali al vestito come colore in stoffa. Tipo ballerine con un po' di tacchetto quadrato e una papagna davanti, un fiore che mai più l'ho rimesse, ma l'ho pagate, una stupidaggine, un colpo di fortuna. Sapete quando cercate quelle cose, vi servono? Ecco, come per la borsa. Che borsa usi? Perché la borsa, vuoi non avere una borsa? Io sono riuscita con una borsa delle Miele Shopper, con dentro un lavoramaglia, però pareva scortese. E così, ravanando in giro lunedì al mercato di Grottaferrata, trovai una borsetta di furla perfetta, piccolina, giusta,
Ah, perfetta come colore, poi ve la farò vedere. È deliziosa. Ecco, ho completato il quadro proprio. Io quando mi vesto mi maschero, sappiatelo. E quindi eccolo qua, il mio capo che ha un colore bellissimo. No, questa foglia mo la camuffo perché non mi piace più. Però mi piaceva, lì per lì l'ho indossato. Provate un po' di qualcosa. Va bene, il tutto è stato rifinito con un punto gambero, ho dato consistenza, ne aveva bisogno perché è un filato che, amore, adesso ti do l'acqua. Vedete, bloccato, era bloccato con due spilli di questi, vedete, quelli che dietro finiscono così e non hanno quel girobobolo delle spille di sicurezza che tirano tutti i fili. Allora, i filati sono tre. Ah, tre, si prendono in giro quando dicono che sembra milanese, non è vero, ma mi piace stuzzicare. Oh, milanesi tutti appesi, no, scherzo, è un po' così, meglio scherzo, oh. Ah, anzi, devo dire che mi trovo tanto bene con le lombarde, ma è vero, guardate un po', vedete il rovescio qua, mi piacciono queste foglie. Allora, veniamo ai filati. Allora, ho utilizzato un Super Kid e seta. Vedete tutta sta peluria che scappa e mi serviva a teppore. Infatti, meno male che alla figlia della sposa regalai uno scialle che completava il suo outfit perché povera Ninina era l'unica sbracciata morta dal freddo. Camilla, anche lei aveva qualcosa della mamma. Ah sì, Camilla aveva uno scialle della mamma che le fece bellissimo, poi ve lo farò vedere. Allora, qui abbiamo un capo di Super Kid e seta. Delizioso, caldo, vabbè. Poi un filo di seta, la vedete quella ecru, quello è un filo di seta, ma è bellissima, ritorta strana. Poi c'è un filato che è un tubolare, non è una fettuccia, anche quello è un tubolare in cotone e seta che ha dei tratti lucidi e dei tratti opachi, quindi in alcuni tratti la seta e il cotone sono stati lavorati insieme, in altri no, quindi c'è proprio il lucido. E in alcuni tratti invece il filato era metà lucido e metà no. La tecnica che viene utilizzata per realizzare anche alcuni ingabbiati. O anche quei filati, non so se li avete mai visti, che fanno delle goccioline bicolore, dove si vede il tubolare, quella rete, no? Come nei soffiati, e poi si schiaccia, prendono consistenza, sembrano lavorati l'effetto jersey, per intenderci, dove queste gocciolette piatte, rettangolini, sono bicolore, da una facciata un colore, dall'altra un altro. Va bene, è quell'aspetto lì. Diciamo che le tecniche di costruzione di questi filati poi sono state sfruttate a dovere per poter creare texture ed effetti cromatici e luminosi vari e differenti. Eccolo qua. Quindi in alcuni punti scintilla come metallo, è molto morbido, è veramente morbida come texture, mi piace. Forse tutta la parte della maglia rasata qualcosa si intuisce di più. Luccica come se fosse l'urex, ma non c'è l'urex, è proprio la seta lucida, bella così. E siccome la tonalità del mio vestito è una tonalità strana, ho voluto inserire una nota calda, quindi l'ecru, in tutto questo tripudio di roba, diciamo. E mi è piaciuto tanto, mi è veramente piaciuto tanto. Questo è il rovescio, lo vedete all'interno. Ho creato questi effetti di righe, vedete? Questi effetti, vedete? Eccolo qua. Quindi adesso si tratterà semplicemente di togliere da mezzo quella foglia, in qualche modo farò delle prove, se no ce la lascio e amen. Mi piacciono questi capi, ve ne farò vedere un altro che ho realizzato simile, quindi che si veste come se fosse un bolero che si incrocia, ma dà la sensazione di avere le spalle coperte da uno scialle. E quello l'ho realizzato recuperando una pezza in moher, una pezza di maglieria industriale alla quale io ho creato
creato dei bordi e poi ve lo farò vedere. Va bene? Ecco qua. Questo è, vedete, qua intorno alle spalle. Fa bello l'incrocio dello scialle, ecco, poi siccome il vestitino ha un bel fiocco, no, sì, insomma, legato da una parte con un fiocco in tessuto, dello stesso tessuto, mi piaceva che sì, ci fosse qualcosa di appoggiato al punto vita. Poi lo vedremo insieme al vestito, se mi piace, se no, se mi fa fare brutta figura, no. Ecco qua, vedete che bello? Adesso vedo di avvicinare, vediamo se mette a fuoco. Ecco, così potete osservare i colori. Non so se proprio riusciremo a dare l'idea di questo filato che non ho più, se no ve lo farei vedere in rocca, ma l'ho finito tutto. Ci sarà il suo campione da qualche parte. Ah, ma poi non vi ho fatto vedere il particolare, scusate, che sciocca. Ecco, poi dietro all'altezza delle maniche, vedete che poi qua va scemando, ecco, ho fatto questa cosa qua. Questo punto l'ho utilizzato in tante cose, no? Ci ho fatto di tutto con questo punto. Ci ho fatto dei berretti alla camilla, ci ho fatto tante cose. Mi piace tanto, vedete che sembra anche quasi un intreccio. Quindi